Sì, ok, tutto bello. Ma cosa succede esattamente quando scattiamo una fotografia? Te lo sei mai chiesto? Aspiranti fotografi, andiamo a vedere insieme cosa succede quando fai... Follow? Ah, era spenta. Quando inquadriamo una scena, la luce passa attraverso l'obiettivo e arriva all'interno, dove c'è uno specchio messo a 45 gradi e l'immagine viene riflessa e spinta verso l'alto. Qui sopra troviamo un pentaprisma, gira l'immagine e poi la restituisce all'oculare, così che noi vediamo esattamente quello che vede la lente. Incredibile, eh? Pensavi arrivasse tutta dritta, invece no. Ho visto che smattone che si fa. Ora, dietro lo specchio c'è un otturatore e dietro l'otturatore c'è il sensore. Sì, ma oh, ma le foto come si fanno a fare? Il sensore, che una volta era la vecchia pellicola, ha il ruolo di catturare la luce. È fatto di tantissimi quadratini chiamati photositi, i quali ricevono la luce e la convertono in valore numerico. Sta lì con la calcolatrice. Il sensore comunque vede in bianco e nero, ma noi, non so se te ne sei mai accorto, vediamo a colori. Siamo mega gatti d'altronde. Quindi davanti al sensore c'è una griglia chiamata maschera di Bayer. È formata da tanti piccoli quadratini colorati divisi nei tre colori primari: blu, verde e rosso. Relativo. Così che l'immagine possa effettivamente essere a colori. Tra l'altro, ti do una nozione per fare il figo con i tuoi amici. Base. Il numero di quadratini verdi è il doppio rispetto ai rossi e blu, perché il nostro occhio è più sensibile al colore verde. Lo sapevi? Come facciamo noi comuni mortali a far arrivare la luce da qui al sensore, se c'è di mezzo lo specchio, l'otturatore? Semplice, così. Facile, no? Quando schiacciamo il pulsante di scatto, lo specchietto va su, si alza l'otturatore, la luce può passare attraverso l'obiettivo, colpire il sensore riceve le informazioni, il processore legge i dati e salva tutto sulla tua schedina di memoria. Si riabbassa l'otturatore, si riabbassa lo specchio e te sei di nuovo come prima. E tutto questo lavoro in un solo... Incredibile, no? È tutto chiaro? Sì! Allora prendi questa manina, fai così, più veloce. Oh, e facciamo un applauso a chi ha inventato la macchina fotografica, a chi l'ha perfezionata fino a farla diventare quella che è oggi. Un po' se lo meritano, no?